Bene, parliamo dei Constrained Cube, sempre per la categoria 3x3 con restrizioni o comunque con modifiche che limitano le rotazioni in qualche modo. Allora, questi sono i Constrained Cube della Calvin Puzzle e hanno la particolarità di avere qui, aspettiamo il fuoco, ecco, forse la luce non conviene, la togliamo. Hanno questi perni centrali che limitano la quantità di movimenti che può fare una faccia. Quindi, vedete, questa faccia può muoversi ad esempio solo a 90 gradi. Così è così. Perché viene bloccata qui, si vede bene. Anche questa, stessa cosa, ecco qua. Allora, intanto sono 4 cubi, è la collezione completa. Questo è interamente bloccato a 90 gradi. Ogni faccia quindi ha una rotazione possibile di 90 gradi. Questo 180 gradi. Questo qui, la verità, non so perché l'abbiano prodotto. Io l'ho comprato solo per collezionismo, ma la verità mi è pesato perché per un pochino di tempo non lo volevo comprare. Alla fine l'ho ordinato lo stesso. 270 gradi, il che significa 3 rotazioni della faccia. E 3 rotazioni significa che in pratica questo qui non ha costrizioni, perché con 3 movimenti si può raggiungere qualunque posizione. È evidente, al posto di fare una U, in questo caso si può fare una U'3. Poi l'ultimo cubo. Constrained Cube Ultimate, che è il più divertente per il momento, cioè il più divertente, se vogliamo, non è difficilissimo da risolvere ed è divertente giocarci. In pratica ha una faccia che è completamente bloccata, una faccia opposta alla gialla che è completamente libera, poi due facce bloccate a 90 gradi, che sono la rossa e l'arancione. Ed infine due facce bloccate a 180 gradi, che sono la blu e la verde. Per cui diciamo che questo, tenuto in questo modo, con il verde e il blu a destra e a sinistra, con un po' di intuizione si può risolvere in modo intuitivo veramente tutto, senza algoritmi. Io ho imparato a risolverlo veramente ad occhio. Ho trovato anche un tutorial poi per risolverlo, che però sinceramente spiega un metodo molto elaborato. Il mio, io utilizzo il Friedrich, però interamente intuitivo. L'ultimo strato faccio un misto di metodo astratti, un po' di OLL, un po' di cose così. E niente, cubi sicuramente consigliati. Parliamo di prestazioni, sono quasi degli speed puzzle a livello di prestazioni finger trick, anche se poi nella risoluzione non farete speed, però sono degli stickerless molto smooth, molto, cioè le plastiche sono ottime come tutti i Calvin puzzle. Plastiche ottime, c'è il taglio a 45 gradi. Adesso questi non sono né lubrificati né regolati. Magari quando avrò voglia e tempo lo farò. Andrebbero regolati bene e lubrificati bene. Però sono proprio di qualità. Di qualità, magari penso di postare dei tutorial su come risolverli, anche se per adesso so usare solo questo. Ovviamente il 270 perché è un cubo di Rubik normalissimo. 180 gradi penso di saperlo risolvere perché è simile allo Ultimate, se non fosse che l'ultimo strato è un po' più limitato. E questo, la verità, mi spaventa l'idea di mescolarlo perché interamente a 90 gradi i limiti sono veramente tanti. Boh, ci lavorerò con tanta pazienza, vedremo. Nient'altro da dire su questi puzzle, se siete appassionati di questi puzzle è una bella collezione, l'intera costa circa una cinquantina di euro, compresa la spedizione, 50-55 euro. Se li vale veramente tutti. Ci vediamo al prossimo video.